giornata nera per il lavoro nel veneziano. A Chioggia, un addetto al controllo di una chiusa è morto annegato e a Sottomarina feriti due muratori in un cantiere. Cresce la tensione tra aziende e banche. La CGA del San Donatese annuncia verifiche sui conti correnti, pronta a denunciare tassi fuori legge. Nonostante vento, gelo e acqua, la Venice Marathon è andata in scena con i suoi 8.700 atleti. L'organizzazione ha retto. Benvenuti a questa edizione del TG di Televenezia e apriamo con una tragedia. A Chioggia è morto un operaio nell'Adige, è annegato, di 55 anni, stava controllando una chiusa. L'incidente è avvenuto questa mattina verso le 11.30 a Cavanella. L'uomo è scivolato da un muretto ed è affogato, non è riuscito a raggiungere la riva. Il corpo è stato recuperato poco dopo le 12.30 dai vigili del fuoco. L'operaio lavorava per la Sistemite territoriali. E sul posto anche i carabinieri che stanno procedendo alla ricostruzione dell'incidente, che non ha avuto testimoni, anche se ci sono le immagini di una telecamera che ora sono al vaglio degli inquirenti. E un altro incidente è avvenuto sempre nella zona Sottomarina, in un cantiere edile di Viale Mediterraneo. Un solaio in costruzione di una palazzina vicino all'angolo con via Pigafetta è improvvisamente crollato, provocando il ferimento di due dei tre operai impegnati in quel momento nel cantiere. Il più grave è stato trasportato in ospedale con l'elicottero del SUEM, l'altro è stato invece portato al pronto soccorso dall'ospedale di Chioggia. Le indagini sono affidate alla polizia, mentre nel cantiere è intervenuto lo SPISAL per ricostruire le fasi dell'incidente e verificare eventuali responsabilità. E ora lo avete sentito dai titoli, guerra contro le banche, comincia l'offensiva contro gli istituti di credito. Gli artigiani della CGA della San Donatese sono esasperati, vogliono fare le pulci sui loro conti correnti e sulle condizioni applicate dalle banche ai loro conti correnti e annunciano anche azioni legali nel caso in cui dovessero riscontrare delle irregolarità. Artigiani del San Donatese dichiarano guerra alle banche. La CGA annuncia una verifica su eventuali irregolarità presenti in migliaia di conti correnti. Scatterà la caccia all'usura. Ossia, gli artigiani cercheranno di capire se gli interessi applicati dalle banche nei conti in rosso delle aziende in crisi non abbiano superato le soglie della legalità. In questi giorni sono pervenute all'associazione molte segnalazioni riguardanti ad esempio anche interessi applicati su interessi già scaduti. La Confartigianato da tempo ha chiesto alle banche un supporto concreto per far ripartire la ripresa, ma i segnali che si attendeva non sono partiti e se gli appelli non bastano, ha denunciato l'associazione, allora sceglieremo le vie giudiziarie. Se accerteremo irregolarità, forniremo assistenza ai nostri associati per intraprendere azioni a loro tutela. La preanalisi dei conti correnti degli associati che lo richiederanno inoltre sarà gratuita. L'associazione, che rappresenta uno dei più importanti segmenti dell'economia del Veneto orientale, critica anche il mondo politico. Lo accusa di aver fatto poco per tutelare gli interessi economici del territorio. L'uscita dal tunnel della crisi sembra, almeno per il veneziano, la città metropolitana. Grande centro di attrazione di risorse e finanziamenti europei, ma gli appetiti stanno mettendo contro il centro-sinistra e il centro-destra. Da una parte Venezia e Padova e dall'altra la Regione Veneto, che teme di perdere potere e denaro. È scontro sull'area metropolitana di Venezia. L'alleanza tra i sindaci di centrosinistra, Venezia e Padova, non piace alla Regione Veneto. Se le due città si fondessero, Palazzo Balbi controllerebbe di fatto soltanto le rimanenti cinque province e il colpo di mano di Orsoni e Zanonato è visto malissimo dal PDL e dai leghisti. Per primo Luca Zaia, che propone una città metropolitana estesa a tutto il Veneto, perché teme nasca all'interno della regione un'area forte in competizione con Palazzo Balbi. La fusione Padova-Venezia non piace neanche a Massimo Bitonci, che ha lanciato l'idea di un referendum nel padovano per dire no all'accorpamento di Padova nel territorio veneziano. Bitonci promette che raccoglierà migliaia di firme contro quello che definisce un accordo di palazzo tra Orsoni e Zanonato. Giampaolo Gobbo invece sostiene l'idea del triangolo Patreve. Il sindaco Orsoni è contrario ad un'unica macro città coincidente con la regione, tanto per rispondere a Zaia, e non è nemmeno d'accordo con il triangolo Patreve. Bisogna tener conto, dice, degli studi dell'OCSE, secondo cui Venezia può annettere la prima e la seconda cintura urbana di Padova e un'appendice di Treviso, non certo l'intera provincia.
Intanto prende le distanze dall'idea di Zaia il sindaco di Belluno, Jacopo Massaro. Siamo un comune montano e abbiamo bisogno di un ente nostro per contrastare lo strapotere dei territori confinanti che sono regioni e province a statuto speciale, dice. Si deve decidere in fretta, però. Entro mercoledì voteranno l'annessione altri 6 comuni e 90 ha garantito la continuità territoriale. Dal punto di vista economico, sociale e culturale, da tempo il triangolo Padova, Treviso e Venezia si è configurato come un unico territorio ed è il motivo per cui da anni il TG di Televenezia ha sempre dedicato i suoi notiziari all'area metropolitana, delimitata proprio dal triangolo, e addirittura per anni il nostro TG si è chiamato Metro News, anticipando i tempi. Anche in queste edizioni diamo notizie riguardanti Padova, Treviso e Venezia, parlando di area metropolitana. E c'è indignazione nel mondo politico per la nomina di Barbara Tosi, la sorella del sindaco di Verona, il leghista Flavio Tosi, nel consiglio di amministrazione della Cassa di San Miniato, in rappresentanza di Cattolica Assicurazioni. Molto duro è stato il consigliere regionale UDC, Stefano Valdegamberi, che ha detto: non metto in dubbio il curriculum di Barbara Tosi, che è laureata in scienze economiche e bancarie all'Università Cattolica di Milano, ma ha proseguito Valdegamberi, vada a spiegarlo ai suoi compagni di università che, pur avendo le sue stesse professionalità ma non il suo cognome, possono soltanto aspirare ad entrare in una bocciofila. E ora il bilancio della Venice Marathon, sulla quale si è abbattuto un pessimo tempo, il peggiore da quando è stata istituita. Il maltempo ce l'ha messa proprio tutta per rendere terribile la Venice Marathon agli 8.700 atleti accorsi da tutto il mondo. A partire dall'alba di domenica si è abbattuto lungo il percorso dalla Riviera del Brenta a Venezia il mix perfetto per far desistere anche i più temerari. Bora e dunque vento gelido sferzante, pioggia battente, acqua alta in piazza San Marco. Tanto che è stato annullato il passaggio per la piazza e gli atleti sono stati dirottati sul ponte di Barchi alla Salute e poi lungo i giardinetti reali. I partecipanti si sono concessi a questo martirio senza battere ciglio, armati di scaldamuscoli, teli di plastica e K-Way. E ad aggiudicarsi la 43 km più affascinante del mondo in riva dei Sette Martiri è stato il keniota Philemon Kisang, la percorsa in 2 ore e 17 minuti. Il tratto peggiore si è rivelato il ponte della Libertà, il più esposto alla bora. Un'ondata di maltempo fuori stagione, un anticipo d'inverno che finora la Venice Marathon non aveva mai vissuto. Difficile anche per il pubblico seguire la maratona, tanto che in Piazza Ferretto c'erano pochi tifosi. E c'è anche la polemica. La CTV ha fornito soltanto 5 vaporetti per riportare gli atleti e le loro famiglie dall'Arsenale a Piazzale Roma. Come per le altre edizioni si è difesa l'azienda, ma si sono rivelati insufficienti a causa del maltempo. E c'è chi è rimasto anche 2 ore e mezzo ad attendere una navetta ed è stato necessario chiedere ai carabinieri di fare pressione sull'azienda di trasporti veneziani. Mitici gli atleti con le handbike di Alex Zanardi, ha vinto Roberto Kaufmann, disabile dell'Alto Adige, con il tempo di 1 ora 47 minuti e 6 secondi. Bella anche l'iniziativa Bimbi in Gamba di Alex Zanardi, che ha corso con 2 ragazzini con problemi motori. Zanardi, il più celebre atleta italiano paraolimpico, ex pilota di Formula 1, inoltre ha commentato positivamente il progetto della Venezia accessibile, secondo cui le passerelle montate sui ponti per la maratona saranno lasciate fino a primavera per abbattere le barriere architettoniche. Sentite in questa intervista il suo commento. Rendere questa città fruibile a tutti e quindi più accessibile, a mio avviso, dà anche un bel esempio a un resto d'Italia dove probabilmente tecnicamente sarebbe più semplice risolvere certi problemi, ma spesso l'ostacolo principale è la mancanza di volontà nell'adottare certe soluzioni che renderebbero i talenti di noi tutti fruibili al 100% per la comunità. Il Noceto presenta Noce d'Oro, qualità superiore, sapore inconfondibile. Cerca il punto vendita più vicino a te su www.ilnoceto.it. Se sarà più facile muoversi a Venezia con carrozzelle e passeggini, per la terraferma scattano invece dei divieti che riguardano le automobili per combattere lo smog.
Per chi possiede veicoli a benzina Euro 0, diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, il divieto varrà da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 18 nel centro di Mestre, nei quartieri Favaro, Campalto, Asseggiano, Zelarino, Gazzera e Marghera, fino al 26 aprile 2013. Sono previste comunque anche alcune finestre e 23 deroghe. Se il divieto non sarà rispettato, però, scatterà una multa di 150 euro. E ora parliamo dell'area metropolitana, come dicevamo prima, diamo uno sguardo alle notizie nel Triangolo Patrèvio e iniziamo dalla provincia di Venezia, dove ormai in tutti i comuni costa caro parcheggiare l'automobile. Caro parcheggi a Chioggia, ora si paga anche all'Isola Saloni, l'ultima zona franca a ridosso del centro storico. Lo ha deciso la giunta comunale che, per indorare la pillola, ha pensato di ridurre il costo della prima ora nelle strisce blu di Corso del Popolo, passando da 2,50 euro a 1,50. Ai Saloni la tariffa è di 70 centesimi l'ora, 4 euro tutto il giorno. Un percorso sulle tracce di Hemingway a Fossalta di Portogruaro. L'itinerario fa parte delle celebrazioni per il centenario della Prima Guerra Mondiale e prevede 18 tappe dove sono stati collocati dei totem informativi sullo scrittore che come volontario della Croce Rossa americana praticò questi luoghi e che proprio in riva al Piave venne ferito. A Ceggia è già tempo di carnevale, anche perché il 2013 sarà un anno importante, quello della 60ª edizione. L'associazione del carnevale, presieduta da Fernando Cellotto, è dunque già al lavoro nell'ampio capannone laboratorio in zona industriale. Lo spettacolare passaggio dei carri allegorici avverrà domenica 10 e martedì 12 febbraio e in notturna il sabato 16. E ci spostiamo nella Marca Trevigiana, dove i comuni si stanno dando da fare per pagare i fornitori in tempi accettabili. Grazie a una convenzione fra l'amministrazione di Cornuda e la Banca Popolare di Verona, i fornitori che vantano crediti nei confronti del comune non dovranno aspettare tempi biblici. La convenzione garantirà infatti lo smobilizzo dei crediti da fornitura, un importante segnale per risolvere il ritardo dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione. In aumento i casi di violenza sulle donne registrati dall'ULS 7, quasi 200 le aggressioni segnalate dai vari ospedali, 138 soltanto a Conegliano, dati che segnano un preoccupante incremento rispetto al 2010, quando ci furono 142 casi, e al 2011 con 178. L'età media delle donne è di circa 38 anni, per il 70% dei casi si tratta di italiani. Aumentano i poveri, ma non tutti bussano alla Caritas o in comune. E così ecco che a Vittorio Veneto, per la precisione in località Vendran, nottetempo si sono verificati numerosi furti di verdura negli orti, mentre da alcuni cortili è sparita la legna da ardere. Il vice sindaco Giuseppe Maso raccomanda di non farlo e invita quanti hanno bisogno a rivolgersi in municipio. E andiamo infine nella provincia di Padova, alle prese con un risparmio, per così dire, dal basso. Sentiamo di cosa si tratta. Grazie all'acqua risparmiati a Saccolongo 17.000 euro. Da quando 4 mesi fa è stata attivata l'erogazione di acqua microfiltrata, i risultati sono da record. 113.760 litri a 5 centesimi l'uno, con un risparmio di quasi 76.000 bottiglie, circa 3 quintali di plastica in meno. Dato che il costo medio di un litro d'acqua al supermercato è di 20 centesimi, il risparmio è appunto di 17.000 euro. I ragazzi di una comunità alloggio di Selvazzano, l'Iride Verde di Tencarola, hanno vinto il primo premio al Festival del Cinema Nuovo di Gorgonzola, dedicato alle persone disabili. La giuria, presieduta da Pupi Avati, ha scelto il cortometraggio dei padovani, intitolato Te lo faccio vedere chi sono io, titolo anche della canzone di Piero Ciampi, scelta come colonna sonora.
In Villa Pollini a Luvigliano, antica dimora del musicista Cesare Pollini, è in corso la 43esima mostra dei vini DOC dei Colli Euganei. L'esposizione è abbinata alla Sagra di San Martino di Torreglia, aperta fino all'11 novembre. Intanto, giovedì ci sarà il mercatino dell'antiquariato con vin brûlé per tutti e domenica 4 degustazioni di olio e miele, prelibatezze dei Colli Euganei. Si chiama Anonimo Veneziano, è l'innovativo progetto realizzato da Venezia Opportunità. In un momento in cui si tende a rispondere alla crisi con ricette globali e indifferenziate, Venezia rilancia scommettendo sul locale. Sentiamo in che modo. La venezianità come stile di vita ed imprenditorialità. Venezia Opportunità risponde alla crisi scommettendo sul locale e lo fa puntando sugli elementi che rendono il capoluogo lagunare un posto unico al mondo. I suoi tratti caratteristici come l'acqua, la luce, la preziosità, la calma, il tempo rappresentano un valore aggiunto di grande potenzialità per ogni servizio e prodotto che nasce e si sviluppa su questo territorio. È nato da questa considerazione Anonimo Veneziano, l'innovativo progetto messo a disposizione di tutti gli operatori economici che operano nell'area, con l'obiettivo di fornire loro una mappa simbolica di valori dello stile di vita veneziano da utilizzare per l'elaborazione di specifiche strategie di produzione, commercializzazione e promozione. Questa iniziativa di Venezia Opportunità è nata dall'esigenza di un'azienda speciale, quale noi siamo, di trovare un denominatore comune tra tutte le imprese e le associazioni che le rappresentano per dare del valore aggiunto ai prodotti che vengono realizzati in questo territorio, valore aggiunto dati dai valori della venezianità, perché il denominatore comune che abbiamo individuato non è altro che Venezia, che è una cosa straordinaria, ma abbiamo scoperto con un'indagine di mercato così straordinaria che spesso ci perdiamo delle cose che ci possono far moltiplicare il valore di tutto ciò che produciamo in questo territorio. Anonimo Veneziano intende trasferire i valori della venezianità sulle produzioni locali per renderle più riconoscibili, attraenti e competitive attraverso un piano di comunicazione integrata dal sito web ad un video che trasporti in un percorso emozionale di forte impatto. A partire da oggi, attraverso i canali digitali che il progetto ha già attivato, gli utenti potranno utilizzare questi elementi, tutti e cinque, per esprimere in un meccanismo anche di coinvolgimento personale concorsuale, qual è la loro idea di calma, di luce, di acqua e quali sono i valori, le passioni, i sentimenti che abbinano a questi valori e come per loro questi valori e questi elementi traducono la venezianità, i prodotti veneziani, il saper fare veneziano, la professionalità, l'artigianato, la storia delle aziende e delle produzioni che su questo territorio e da questo territorio sono nate. Il progetto, presentato a Venezia nella splendida cornice della Scuola Grande di San Rocco, si è sviluppato partendo da un'indagine statistica approfondita effettuata da Expo Ricerche, che ha permesso di delineare la percezione della venezianità da parte dei residenti nell'area lagunare e di confrontarla con la percezione esterna del resto d'Italia. È emerso che i veneziani sono molto orgogliosi della loro città, è emerso che il resto degli italiani apprezza Venezia. Forse la vorrebbe più aperta o forse più presentativa delle sue bellezze. Qui è meraviglioso senza macchine, una vita, uno stile di vita, una vita meravigliosa. In un momento particolarmente difficile, quanto questa venezianità può essere d'aiuto? Moltissimo se la sottolineiamo e se la proponiamo. Il compito di cogliere la sfida aspetta ora a chi produce, investe e lavora nel territorio veneziano. Ed è allerta acqua alta eccezionale per mercoledì a Venezia. È iniziata una serie di maree sostenute a Venezia dopo l'alta marea di ieri. Stamane la punta massima ha toccato i 103 centimetri e l'acqua ha allagato il 7% del centro storico. Per mercoledì, la notte di Halloween, il centro maree prevede un'acqua alta eccezionale di ben 140 centimetri. Sono previsti infatti venti forti su tutti i mari e nubifragi anche sulle Venezie che potrebbero richiedere l'intervento della protezione civile. Intanto un'abbondante nevicata ha interessato questa notte l'altopiano di Asiago sino a 700 metri di altezza, una coda dell'anticipo d'inverno giunto in quest'ultimo fine settimana nel Veneto. Vediamo ora cosa ci riserva il tempo nel dettaglio.
Tregua fino a mercoledì, poi arriva una nuova perturbazione con pioggia abbondante e vento di scirocco. Martedì 30 ottobre, poco nuvoloso, minime in calo, prossime allo zero, massime senza variazioni, mare poco mosso. Mercoledì 31 ottobre, molto nuvoloso, coperto al mattino, nel pomeriggio abbondanti precipitazioni a carattere di rovescio, valori termici in salita, vento forte da sud-est, mare da mosso ad agitato. Giovedì 1 novembre, nuvoloso, senza precipitazioni e con possibili locali schiarite, temperature in aumento. Venerdì 2 novembre, nuvolosità irregolare con residue precipitazioni, in seguito ampie schiarite, minime in diminuzione, massime stabili, comprese fra i 10 e i 17 gradi. La marea di martedì 30 ottobre è sostenuta, la massima alle 10 un metro, la minima alle 16.55 10 centimetri. Bene, con questo era tutto, grazie per averci seguito, grazie soprattutto per averci scelto, buon proseguimento e buona serata.